Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui Omega, benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video di questa nuova, se vogliamo chiamarla così, serie che ormai sta dilagando sul canale. Avete ben capito che, vedete, siamo anche in un altro bel posto, però meglio del cimitero sicuramente. Anche se sono sempre qui con la mia guardia del corpo che fra pochi secondi vi presenterò, vi dico soltanto che siamo in un hotel abbandonato dove dicono che abbiano fatto delle cose strane, sacrificato gatti, animali, insomma cose che mi fanno venire solamente a pensarci il volta a stomaco. In ogni caso vi invito a mettere un bellissimo mi piace, iscrivervi al canale e dirci tutti quanti nei commenti, insomma qualsiasi tipo di posto che noi lo visitiamo tranquillamente. Quindi prego, ecco la mia guardia del corpo che mi accompagna in tutti i posti casomai possa succedere qualcosa. Sì, sì, ora vedete il braccio che è più grande della mia testa, guardate, è più grande. Basta, non mi interessa. Ok, quindi ragazzi, io gli ho detto di venire in questo posto perché ho conosciuto degli amici miei di questo paese. Noi quindi siamo nei paesi diversi da altre volte. Sì, infatti stiamo cambiando location, ci stiamo, diciamo, girando, diciamo, la nostra zona. E ci hanno detto delle cose scandalose su questo posto. Voi immaginate, ve lo faremo vedere nel video quanto è facile entrarci. Cosa? Se casomai doveste riconoscere dove siamo, non entrate, perché sconsigliamo a chiunque di entrare, soprattutto da soli. E insomma, sì, non fatelo e basta, non perché fate, quello che vogliamo, stiamo facendo sì, noi non si fa e non, basta. Non si fa, non vogliamo prendere responsabilità, quindi ragazzi, non imitateci, non fate. Quindi, come vi abbiamo detto, sono successe delle cose strane qua dentro. Noi entreremo in questo hotel a vedere, vedremo cosa troveremo. E sono morte delle persone, com'è il fatto? Allora, no, praticamente hanno chiuso l'hotel perché sono morte delle persone, sì. No, dicono che vagano degli spiriti qui dentro. Oramai, tanto cioè, ormai noi ce l'andiamo a cercare. Sì, siamo amici, ormai, dal cimitero ormai. Sì, oramai. Io non so, non ci sono stato. Che ragazzi, siete pronti? Adesso si entra, porca miseria. Sarebbe il retro, ora facciamo il giro e entriamo dall'entrata principale. Ciao. Io. La luce, oh, fra, sta iniziando a dare problemi. Oh, da. Tieni là tu. Facciamo velocemente, che non possiamo stare qua. Prendi la faccia. Va. No, no, no. No, sì, guarda, ragazzi, che è un hotel. Certo che si vede. Cioè, si vede abbastanza che è un hotel, porca miseria. Ok, ragazzi, adesso entriamo e notiamo da subito questa roba. Qui ci sono dei materassi vecchi, abbandonati. Vai, dammi l'iPhone che faccio entrare a te prima. Sì. Ok, ragazzi, siamo appena entrati. Spingi di nuovo, ok. Senti, adesso io direi. Vai, più rumore no, Cioè, ma scusa, fagli un quadrato a terra. Fagli un quadrato a terra, guarda là. Non si sa bene precisamente dove siamo. Abbiamo fatto un cambio smontato. Lo struttore a terra è pieno di piatti rotti, di vetri, cioè sei più silenzioso, non esiste, non puoi essere silenzioso in sto posto, cioè sembra tipo un hotel a due stelle scannato. No, no, questo è un hotel, attenzione, questo è un hotel antico. Comunque però qua si vede la luce, questo è il fumo, te l'ho detto, Mario Bucano. Oh, che sta in quella cosa? Quando si esce fuori da là, no, c'è un baule lì, non so se lo vedete. Sì, si vede. Lo apriamo? Sì. O lo apriamo prima che ce ne andiamo? Ma ti non... apriamo uno dopo. L'hai sentito? No, no. Io non sento niente. L'ho sentito, sì, paf. L'abbiamo lasciato lì, però dopo che finiremo di... Un'occhiata gliela diamo. Esatto. Cioè, una volta che abbiamo finito di vedere tutto, scendiamo giù e veniamo ad aprire il baule. Speriamo di non trovare strane cose. Ok. Immagino adesso compaiono più presto da dietro. Benvenuti. Allora, questa è una distilleria. Ok ragazzi, questa me la potete regalare quando arrivo al milione di iscritti, porca miseria. Intanto io la lascio qui, se la ritrovate mettemela a portata. Sì. Cos'è una foto? Sì, sembra, ecco, guarda, così era prima. Vediamo. Quadro? Era così prima. Cioè sembrerebbe essere così. Aspetta. Si vede? Penso che si vede. Sì, hai voglia. Ecco, questo era un hotel. Questa mi sa che era la parte di prima. No, questa era tipo la sala da... La parte di prima. La sala da pranzo. Quella dove stavamo prima. La sala da pranzo. Sì. Siamo un attimino tornati qui a vedere il baule.
Hai sentito? Si sente tipo uno spiffero. No, che dici? Ti giuro. Scusa, aspetta che lo apro. Mi fa proprio schifo toccare. Oh, oh cazzo! Che cazzo è? C'era del fumo dentro. Ti giuro, mi ha preso il male. Aspetta che lo riapro. Oh, guarda. C'è il fumo. Ma non è fumo, che dici? È una nebbia. Ma guarda. Guarda. Ma si vede? Sì, un po', sì. È poco, però. È ghiacciato. È freddo. Sì, guarda, guarda quanto fumo c'è. Guarda, pure la torcia. Freddo, è vero. Ma guarda che... Oh, guarda. È una bambola. La statua. Fragile, la statua. Gira. Una madonna con la testa spaccata. È una madonna. Sì. Sei sicuro? Da. Sì. Oddio. Madonna, che ansia. E chiudi. Chiudi e andiamo. Oddio, ma è un coltellaccio assurdo quello. Ragazzi, sto coso, incontra quel coso. Sei conosciuto da guerre stellari, sto. Sì. Cosa? Bastante muoversi. Un pallone. Un pallone. Vatta a fare. Non so da quanti anni ma sta. Vabbè. Ma sta proprio ingottito. Mi lascia la dire. Oh, oh, oh cazzo. Oh, il pallone si è spostato. Ma che cazzo dici? Non stava là. Che cazzo dici? Non stava là. E tu te stai sognando le cose? Non stava là. Tu te stai sognando le cose? Non stava. Come stava? Così l'abbiamo lasciato. Qua stava, in questo punto. Secondo me te lo stai immaginando, dobbiamo rivedere il video. So, e io che mi sto... Oh, io mi ricordo che stava in quel punto. Onde evitare spiacevoli inconvenienti. Rimettiamolo là nell'angolo. Madonna, che cazzo è quella cosa? Oh, oh cazzo! Oh. Oh. No, non sarà mica finto. Non è finto. Ma che è? Che cazzo è un gatto? È una volpe. Oddio, ma non l'avevo mai visto. È una carcassa. Sì. Oddio santo, non l'avevo mai visto. Oh, guarda, sembra un altro animale morto. Sembra un feto alieno. Guarda! Sta la luce che sei. Sembra un feto alieno. Guarda, sembra un cazzo di alieno. Ma non ha il becco. Ma che cazzo è? Un cucciolo. Oh. Mamma mia, se tocchi quella cosa ti vengono tre malattie venere alla mano. In quella stanza della lavanderia c'era una puzza soffocante, c'era un animale morto. Questo non è, cioè non sembra un mammifero sta non cosa. Lo so. Non sembra per niente un mammifero. Bellissimo. È un cazzo fa uno scorpione qua. Vabbè, si capisce. Dai, andiamo via. 10 marzo 1994. Sì. Cioè sono più di 20 anni. Qua? Sembra di sì. Ma che è? Palle di pelo. Quella è una coda di gatto. Ma è una coda di un gatto? Sì. Oddio, che schifo. Che schifo. Ma mi stai dormitare. Ma che schifo, porca. Ma che è una zona da male. Queste ragazzi sono stanze di hotel. Che puzzano più della morte stessa. Un cesso, ma che è una cagata. Comunque è una cosa strana. Cosa? Le finestre sono tutte chiuse da dentro. Non è male uscire dalla stanza. Perché? Esce e basta. Che cazzo è? Oh. Ma tu sei stato? No. Ma da dove veniva? Da là in fondo. Che cazzo è? Oh. Sono un rumore. Vabbè, succedono cose strane. Ne ho capito. Mamma mia che ansia sta stanza. Vai, oh, entriamo qui e poi andiamo a vedere insieme nella cantina. Oh, che cazzo sto rumore? Oddio. Oh merda. Vieni dall'armadio. Oh, oh. Non farlo mai più, mi hai fatto spaventare. Ma che cazzo? Non è possibile. Scandaloso. Ma si sono fermati. Scusa, fai luce. Si muovono ancora. Questa è la conferma. No, ragazzi, qui c'è qualcosa che non va. Oh, ma non è. Ma non è possibile. Che cazzo è questo? Uno schedario enorme. No, non è.
Che è il registro di classe, porca miseria. Schifo, a merda. Ehi, andiamo a vedere la cantina e ce ne andiamo. Infatti, no. E un'altra cosa del genere, minima, io prendo il prendo il volo. Questo è uno scantinato. Mi serve la cantina. Ehi, Anthony, vado io avanti? Sì. Controllare. Sì, però magari non mi lasci indietro. Ci sei, Omega. Non mi lasci indietro, che non voglio essere lasciato indietro. Ok, ma sei qua. Oh, che cazzo! Cazzo, dove cazzo andiamo? Dove cazzo andiamo? È chiuso, andiamo dall'altra parte. Cazzo. Oh, fratello, lo sto cagando in mano. Ma sta la corrente. E che corrente deve stare qua? Che cazzo ne so? Ma si apre, almeno. Oh, Cristo. Attenzione. Sembra tutto normale. Lasciala aperta, lasciala aperta. Così? No, aprila tutta. Ma devo aprire tutto? Sì, lasciala aperta. Oddio, poi che non ci sia niente. Non c'è niente, ok. E perché si è chiusa? Che cazzo ne so? Beh, si sta muovendo un po' da solo. Può essere che c'è un po' di vento. Un po' di vento? Che cazzo ne so? Ma è un'altra spiegazione. Perché? Se volete riaprire non c'è niente. Questa non so cosa possa sembrare. Sembra che cosa c'è? Non lo so. Ma è molto strano. Cazzo! Oh cazzo! Oddio! Oh cazzo! No, no, prendi qualcosa! Che cazzo devo prendere? Si può uscire, guarda, è murato! È murato! Non si vede, che cosa è? Aspetta! Sembrato di aver visto quel pallone di prima. Adesso, piano piano. Ti giuro, mi sta venendo da piangere. Aspetta. Aspetta. Penso. Sì, è il pallone. Ci qua. Mo ce lo dobbiamo andare. Allora, la porta che sbatte ci può anche stare che è stato il letto, ma il pallone che cade non l'abbiamo lasciato lì. Io te l'ho detto che non stavo posto giusto prima. Ora ce lo dobbiamo. Andiamocene adesso di qua. Ora ce ne andiamo. Cammina e basta. Piano. Che cazzo è sta cosa? Oh, voglio, voglio. Che cazzo hai visto? Oh, guarda! Che è? Guarda, si vede una cosa a muoversi! Stai fermo, fammi vedere. Lascia! Cos'è una cosa? Oddio, che cazzo! Oh, accendi la luce! La polvere. La polvere? Che viene da dove? Non vedi che non si vede nel telefono, scemunito? Si vede! Ma che cazzo dici? Non si vede un cazzo, lo vediamo solo noi. Aspetta. Che cazzo è? Cazzo! Aspetta, rimane la luce! Corri! Cazzo, non vedo un cazzo! Muoviti! Muoviti! Scappa! Più veloce! Muoviti, muoviti! Andiamocene! Esci, esci, esci! Esco da qua! Muoviti, veloce! Andiamocene, veloce da qua! Sì! Stoppa, stoppa! Cazzo! Cazzo! Non si vede niente!